Ebbene, Chiudo la valigia per un viaggio di 3 giorni all'Autodromo Internazionale di Vallelunga, provincia di Roma. Vi racconterò tutto, sarà un viaggio divertente e spettacolare. Mostreremo il Dyno Mag Hub, proveremo macchine, insomma, saranno 3 giorni davvero stupendi. Sono partite le campane. Aspetta, girati, girati. Io non ho visto la tua maglietta. Minchia, Race the Manuals. Fantastico. Un commento su questo volo. È stato bellissimo. Hai dormito tutto il tempo, Franco. E per questo è stato bellissimo. Una 500X, un vecchio ricordo nostro. 500X aggressivo. Però blu, niente male. Blu cerchi neri, niente male, vero? Sono i SUV, sono comodi. Per mettere quattro valigie stiamo impazzendo. Ventennio. Nadia mai. Fascista ci va. Ah, già va, Nadia là. Oh, questo va nel vlog, eh. Albergo si prefigura interessante perché siamo esattamente al circuito di Vallelunga. Infatti l'albergo si chiama Parco del Vallelunga e questo qui ora lo faccio vedere. Questo qui. E lì sul circuito si sente anche ovviamente macchine che girano, quindi bene, bene, interessante. Inizia molto bene. Taglio interessante del parcheggio, tutti i cordoli sono disegnati come i cordoli del circuito. Questo è due tempi contro cilindri. Ma assomiglia alla tua davanti un po'. Ecco il box dove saremo questi 3 giorni, pronti ad allestire. Eccoci al paddock, bellissimo. Ora facciamo una sessione di allenamento di macchine Lamborghini per lo più. Noi ora dobbiamo allestire il box, questo qui che ora vedete vuoto, e domani saremo parte dello spettacolo di questi 2 giorni di track day. Arriva o no il bando? Arriva, arriva. 17:04. Devo essere qua stamattina. Fermo a Termini. È fermo a Termini, ma noi non siamo a Termini, no. Giusto Giovanni? Siamo a Roma, no? E quindi, guarda, no. Cioè, il box è vuoto. Che cazzo banchiamo? Con le mani, con i denti? Facciamo vedere il video. Passiamo super rapido, sono le 18:10. Le 18:10 ed è arrivato il furgone, quindi forse adesso possiamo iniziare. Però a lavorare. Io non lo vedo qua davanti. Incredibile, incredibile, ma vero, è arrivato. Abbiamo il banco prova. Banco prova is here. Non ci crediamo. È arrivato. Momento clou, la creazione della rampa e la discesa. Vedremo se i nostri eroi ce la faranno senza fare un casino pazzesco.
Che dici? Ce l'abbiamo fatta. Dai. Siamo al secondo. È stato bene. No, mi direi che è andata bene. È andata bene. Non stavo aspettando nessuno che andasse bene. Infatti, è andata bene. Meglio di faccio un piccolo vlog per il buon Juan de François. La prima rampa che abbiamo qui. Faccio vedere questo archibugio. Mamma mia, sono proprio una youtuber adesso, fra. Ne mancano due. Ordine. Ne mancano due. Ce la possiamo fare. In punto abbiamo finito di estrarre i quattro hub dalle casse. Pronti. Siamo pronti ad andare in onda domani con tutti i test e tutte le macchine. Tutto il giorno domani. Venerdì 8 e sabato 9. Vediamo domani. Se sopravviviamo. Sì, dai. Ci siamo appena alzati, siamo nella sala colazione, ma la cosa un po' particolare è che c'è una nebbia fittissima. Non so se si riesce a vedere, che copre tutto il circuito, quindi non so fortemente se iniziamo subito di track day, vedremo. Ciao, lo stand è allestito, stiamo cominciando con la prima macchina del giorno, la 500 Abarth. Iniziamo soft, dai, così cominciamo anche a far mostrare il prodotto un po' qua intorno, ci facciamo conoscere e vediamo poi durante la giornata cos'altro troviamo. Stavamo per testare la macchina ma è saltata la luce, quindi dobbiamo aspettare un po', non sappiamo bene. Qua in tutti i paddock dell'autodromo, quindi salvo che ne pensa, non ne abbiamo fortuna. Niente. Però almeno non so se. Facciamo un video poi sul suo monolento pieno di me. Che ha detto? Quando mi dicono. Sostanzialmente abbiamo avuto problemi collegando questa ventola a questa presa del box che faceva saltare completamente il generale di tutta questa fila di box dove siamo. Causando non pochi problemi anche alle persone più vicino, invece collegandola al totem, quindi al nostro totem di controllo nella presa apposita, è andato tutto liscio, non è saltato più nulla, quindi dovremmo farcela fare tante macchine oggi senza ulteriori problemi. Aggiornamento delle 12. Fa freddissimo. Bello, una costante, ma abbiamo recuperato da bancare una RS4 sì, da corsa. Da corsa, racing, TCR. Italiano, TCR, dovrebbe avere 340 cavalli. È allestita da gara, quindi bellissima, non vediamo l'ora di provarla. Trazione anteriore, quindi elevato il 4x4. In più abbiamo agganciato una 75, ragazzi. Quindi anche old style, anche vintage. Vi porteremo anche questo. Anche questo. Super bello, 126 cavalli, dovrebbe averne 340, ma siamo abbondantemente nel range. Vabbè, tanto abbiamo finito, dai.
Ciao, che problema. Vabbè, intanto la possiamo tirare giù. È andata bene, è saltata di nuovo la luce. Vabbè. Diretto. Si sta per entrare qualcosa di un po' old style. Vi lascio vedere l'ingresso così vedete di cosa si tratta. Alfa Romeo, rosso, spoiler. Ti piace questo? Complimenti. Complimenti. Questo è un po' ruspante. Sì, ma sì, è quel ruspante giusto. Il ruspante giusto. Se ci piace. Smontando la ruota 1975 ti accorgi delle soluzioni innovative di quegli anni di Alfa, dove schema transaxle con i dischi freno si intravedono, messi come masse non sospese, quindi all'interno accanto all'uscita del differenziale e non qui sulle ruote. Bello, molto bello. Te ne pensi, Salvo? Bello. Quando ancora eravamo bravi, eravamo tosti. Sì, in Italia, vero? A posto. Vai. Tira. Ok. Va bene, trovi, vabbè, con il segno un po' muovere perfetto, va bene. Va bene. Questa fantastica Alfa Romeo 75 Turbo America 1.8 Turbo, molto modificata tra l'altro, e il contagino non funzionava, quindi per calibrare il rapporto, che ha bisogno di sapere esattamente i 3.000 giri, ci siamo calcolati il numero di giri dal rapporto del cambio, insomma un po' di magheggi, ma alla fine al terzo test è andata benissimo, ha fatto 210 cavalli esattamente quanto si aspettava il proprietario. Ovviamente con queste macchine bisogna andarci molto più dedicati sull'acceleratore e la pendente, molto molto una bella esperienza. Ultima macchina della giornata, Mazda MX3, 10-215 cavalli, okay. aspirato, ok, sì. Va bene, quindi dovremmo essere più o meno lì. E questo cos'è, la Mazda dove lo monta? Dove l'avete trovato? Questo qua lo monta su Mazda Millennia, Mazda 323 e comunque anche Ford Probe, particolare, è lo stesso motore. Non è un portato, è un, sì, motore, sì, è un 2.5, sì. Fordista le dovresti conoscere. Sì, è un 2.5. E guarda, ci girava all'epoca il DTM, ovviamente molto più alto, siamo girati circa 10.000-11.000 giri col corpo farfallato, ah, così. Questo è lo stesso, quel motore lì. Che giri fa? Meno questa? Spinto. 8.5. Il limitatore 8.5. Gira anche 9, però. Un bel, siamo un po' conservativi perché tipico, tra poco la faremo turbo, quindi tipico Japan style. Sì, sì, sì. Infatti suonava bell'alto, sì, girato. Sì. Bello. Questo dal vivo non l'avevo mai visto questo. Questa è la MX3. La cucina della 5. Della 5. Dai. Sai, è molto rara questa, io veramente dal vivo penso di non averla mai vista. Bellina.
banco, calibriamo e partiamo col test. Vai! Seconda giornata di track day, oggi molto meglio il meteo, sta un po' meglio e c'è addirittura il sole senza nebbia. Sarà prevista più gente perché oggi non era l'Immacolata, c'era un po' meno gente del previsto, quindi oggi già abbiamo docchiato qualche macchina interessante e vedremo poi più avanti un po' il resoconto di questa giornata. È l'ultimo giorno, Giovi. Meno male c'è il sole. C'è un po' di freddo però. E poi te pesano tutti sti cavalli, dai. Dai, prima facciamolo vedere, dai. Sì. Guarda tre. Ah, scusa, ho capito, fa tre. Ah, quando me ne vado io, invece lui andava, io ho capito, stavamo sempre stessi metri, quindi quella devo dire c'è. La 4C. Quindi va, i cavalli ce l'ha. Ho detto, secondo me. Quanti ipotetici? 400 buoni buoni. Pure il Golf bianco. E quello c'ha più di 300? Non stavamo pari. Sì, quella. L'impianto iniezione è originale, il motore originale, no? Hai pure l'intercooler avvicinato con i manicotti. Bravo. C'è giocato lo cazzo lì. Ecco, ecco. Ah, l'hai visto, se l'hai avvicinato. Ci dovremmo spiegare al tizio che qua si recuperano i centimetri, sì. Lui voleva mettere la turbina però dietro. Però c'è aspirazione, sì. Che è smadonnata. Sì. No, infatti. Questa è una GT 3072, è un cristo di turbina che difatti mi sta sbrillando un po' i collettori. Ah, hai montato pure la... Sì, sì, dove vai, guarda, un po' vicino. Ma il telaio invece ha fatto niente, il famoso Bosch 1000. Il caio l'ha fatto Artemio, vero Giuliano? Guarda, l'hai vista la pop-off, sì. Direttamente, sì. Sull'intercooler? Sì, abbiamo fatto questa modifica qua sull'intercooler originale. Però dico, lo sai che sta cosa funziona male, no? Sarebbe meglio prendere aria. No, da fuori. Non so, però io la prendo spesso, la prendo pure quando piove. Mentre l'acqua là dentro. E io pure questo avevo fatto perché mi cadeva acqua nelle candele. Ho dovuto levare il panno perché sennò si è a fuoco. Ce l'hai detta? Ho avuto, non ce l'ho più. Farfalla da 70, collettore raccordato, testata, ambiente, bella pistone, c'è tutto. Ma hai lasciato, c'hai sempre due sensori pressione, come nell'impianto Marelli. Sì, sì. Questa macchina, no? Tocco spinto erogeno, le candele su, non c'ho quattro bobine, potrebbe, cioè, che vai a migliorare? Peli. So diciamo qualche... Ma un lavorone della Madonna, per andare, sì. Poi a che fa, andiamo a vedere. Sì, diciamo, il problema è se macchine è sempre quella, io le amo tutte, tranne il telaio. No, questa è stata fatta. Con i fazzoletti? No, questa è stata mandata su da Artemio Racing.
Ballestino, questo c'ha. Sì, hai dei forzi sotto, c'ha, giù. C'ha tutto davanti, sotto. Allora sì. Tutto è stata portata a telaio. Prendi, prendi, registra. Non piega. Con i distanziali. Con i distanziali sono più forti. Però se sei dopo portato a. Sono i 15 originali. 16. Questo. Ah, 16. I 15 stanno a casa. Sei portato, dicevo, a avere una guida corsa Iola, il motore c'è, ma il telaio A me quello che mi è piaciuto sempre della Delta è la trazione all'uscita delle curve, quella botta che ti dà, ma difficilmente. Cioè io ti sto parlando che io ho una Giulia quadrifoglio, con 500 rotti cavalli. Allora io ho portato. Però io non lo so, gli diceva lui i ricordi che ho sulla allora Delta. Io ho fatto. O è perché ero giovane. La guida della Giulia quadrifoglio all'ISAM. Mi sono presentato con questa. Poi all'organizzatore. Ma pesa 1600 kg. Insomma, c'era 500 e passa. No, questa ne pesa 1000. No, 1400. Sì, sì, se ce l'hai avuta, lo sai quanto pesa. Poi, scusa, qui ci stanno, non lo so, 200 kg di roba qua dietro. Ah, pure! Aspettative veri, due amplificatori. Vabbè, questa per migliorare la trazione. Allora, levaci i chili, levaci i impicci, vedrai che... però è bello, bello vederle girare ancora questa. Giulia. E poi ho chiesto all'organizzatore a fine tarantella se potevo fare un giro con la mia, mi hanno chiesto del macchinario. Io dico, guarda, ci siamo andati a tantellare, ho fatto un po' l'assetto, ma vorrei provare a fare due giri. Io sono salito sulla Giulia e quello che mi accompagnava gli ho detto, ma mi metti il tasto race. Lo stesso è montato sulla mia. Io ho un video, qua la capoccia lui fa così. Lo so. Fa così. Beh, questa strappa i bulloni da guida d'artigianale. Ma lo so. Per me è bello vederle ancora in giro queste macchine, non trattate solo come pezzi da museo. Sì, poi Giuliano, ma io questo, ancora sì, riuscire a godersele la parte bella. Guarda Giulia, io ripassarci, cioè, qualcosa ti ricordi con Delta? Me ci ho fatto pure volte a Valdelunga, Maggione, sono stato, però ripassare ne avrei goduto ancora di più, perché poi mi sono reso conto che l'ho venduta, tu pensi c'erano ancora le targhe Roma nuove, no? Ce l'abbiamo fatta. L'ho portato anche oggi a casa. Oggi abbiamo stato due macchine senza senso, c'è cioè una Mazda CX-5 4x4 a caso di elaborare, la nostra auto a noleggio, la nostra auto a noleggio che è tornato, un grande ritorno. Quella che vedete lì posteggiata, entrambe hanno rogato quanto di serie, quindi siamo molto felici. Siamo sicuri che quei fuori disgraziati. Diciamo che per i problemi dell'autodromo abbiamo perso l'occasione di stare una Lancia Delta HF integrale degli anni 90 e la 4C. Ragazzi, la 4C. Però ragazzi, la 4C era bellissima. Cioè, quando la rivediamo mai più, non la 4C. Vabbè, però è andata bene. Siamo felici. Siamo felici. Il magazziniere più sexy di tutta Vallelunga. La nostra avventura a Vallelunga finisce qua. In fase di